nella puntata precedente. Non c'è altro per descrivere, né altri aggettivi per descrivere una strada del genere. Fino a pittonare, fatti veramente, corre dove c'è da andare piano e va piano dove c'è da correre. Ma che, cioè, cazzo, è proprio un posto incredibile. Sono senza parole, ragazzi, sono veramente senza parole. La giornata di oggi si sta rivelando veramente ricca di cose pazzesche. Ci siamo già passati stamattina, è un anello, un piccolo otto, quindi ci ripassiamo adesso. Le pecore, già le gocce sono grosse, e vediamo se riusciamo a non prendercela o a prendersene poco. Tanto ormai siamo bagnati, quindi mettersela adesso l'antipioggia non ha veramente senso. Una volta che sei piombo così esternamente sul Gore-Tex, non ha veramente più senso fermarti a mettere l'antipioggia. Che buono il profumo dell'asfalto caldo con la pioggia sopra, che è sensazione. Mi ricorda l'infanzia, quando ero piccolo al mare, quando non pioveva da qualche giorno e poi pioveva sull'asfalto caldo, questo odore, che bello. Che memorie! Bene, bene, il camion dell'altra corsia ci ha fatto segno che c'era la pula e abbiamo rallentato dietro a questo camion perché c'era la polizia. Adesso dobbiamo percorrere questo bel trattone di strada veloce, diversi chilometri, quindi andiamo avanti. Per fortuna la pioggia sembra calata o smessa. Madonna che freddo che fa qua dentro. 15 gradi nel tunnel comunque, eh. Qui andiamo dopo la strada super veloce per andare a Nixis. Adesso c'è un tratto di misto molto carino, un po' tornantoso, un po' no, vediamo. Se voglio superarlo prima del tornante non ho molte opportunità. Poi ci sono i cordoli segnati, vuol dire che ci fanno una garetta. Beh, guarda che roba, non so se si nota il budellino. La strada non è asciuttissima, mi pare. No, è grippa. Ho le gomme anche in temperatura. Bella, decisamente bellina. Sono lento, cazzo. Madonna, sei pazzo. Pazzo scatenato, furioso. Era proprio matto. Che belle. Che belle. Ha ricominciato a piovere, quindi rallentiamo. Anche se veramente queste gomme Metzeler sono fantastiche. Anche su questa condizione di asfalto un po' bagnato, un po' sdrucciolevole, un po' disdicevole. Madonna, se ne abbiamo da fare di strada, ragazzi. Siamo più o meno a metà strada. Madonna, ma cos'è sta strada? Oh, mi sono caricato su sta strada. Eccola qua, lungo. Grande Marco, tratto velocissimo, fighissimo. Adesso abbiamo un altro tratto intermedio. Qua ci siamo passati stamattina comunque. Dai, passalo Marco. Dai Marco. Super lago. Bello. Muy bello. Sì, orario d'arrivo 2 ore. Ottimo. Porca merda. Lungo. Non sono tanti chilometri, secondo me. 90. Però sono di nuovo qui verso dritta, poi dopo diventa di nuovo tortuosa tutta così. Sì, sì. Bene, abbiamo puntato sulla mappa i nuovi waypoint. Andiamo in direzione di Cevo e poi andremo in direzione di Kotor per tornare dove dormiremo stanotte di nuovo. Ma prima riusciremo a fare la famosa Kotor Serpentine o Serpentine o come cazzo si chiama. Una strada, tantissimi tornantini che scende su Kotor, figlio di Kotor, fratello di Khmer. Dor, figlio di Khmer della tribù di Star, della terra desolata del Pfnik. Molto bene, abbiamo un altro 88 km da percorrere. È un bel po' di strada da fare ancora. Dovremmo arrivare intorno alle 7:30-8, vediamo. Abbiamo capito che in montenegrino most dovrebbe vuol dire ponte. Speriamo che le nubi non ci riservino acqua. Guarda che stradina che mi fa fare il navigatore. Troppo bello. Questo viaggio
Adventure si sta rivelando veramente molto bello, molto avventuroso. Sì. Guarda che bel laghetto, cazzo, guarda che figo. E qua stiamo risalendo già verso l'alto. Bellissimo, cazzo, veramente. Stamattina eravamo dall'altro lato. Ciao, capretta! Che bella strada! Madonna, se ne ho da fare. Che strade assurde che ci sono in Montenegro, guarda, veramente. Cioè, sta strada sono chilometri così di nulla. Altri 8 chilometri da fare prima di arrivare su una strada un po' più grandina. Ovviamente ha anche ripreso a piovere. A noi non ci spaventa nulla, però, ragazzi, 5 chilometri di tormento. Guarda quanto piove adesso. Mamma mia, già stavamo andando pianissimo. Adesso qua pioggia, si tocca rallentare ancora un pochino. Dai, almeno riusciamo a chiudere questi 3 chilometri fino all'R15, che dovrebbe essere un po' meglio. Bella lunga, ragazzi. 1.7 1.8. per fortuna alla fine della R15 in realtà abbiamo trovato questa strada. Madonna, che non è segnalata. Qui stanno costruendo un mega centrale di pannelli solari. Una strada che non è segnata, presumo che questa ci faccia tagliare 2600 km di strada. E adesso andiamo verso Kotor per fare la Serpentine e via. Bella questa strada nuova, praticamente quasi mai usata. Non è segnata questa strada. Non era segnata, adesso non so cosa fare. Andiamo giù e scopriremo cosa succede. Mamma mia, mi caga addosso adesso. Secondo me stiamo andando a infigarci, però forse no. Ok, ha ripreso la strada vecchia adesso. È stato bello finché è durato. Abbiamo ancora 40 km da fare. Infatti così, cioè. Mamma mia, cioè, sto vomitando, guarda. Cioè, sta roba qua veramente mi ha ucciso oggi. Per carità, meglio che lavorare, come si dice, no? Però già sono stanchissimo. Questa strada non finisce più, è eterna, cazzo. Mamma mia, devo dire che fare 80 km così sono veramente una roba terrificante, eh? I primi 20 sono belli. Ci va, che figata, che bello. Strade vicine, tutte strette, la natura. Che bello. Poi i successivi 20 ci va, però insomma, se fosse un po' più larga. Terzi 20 cominci a dire, beh, comincia a essere stanchino, mamma che pesante. E gli ultimi 20 sono da morire, sono veramente macinato come pochi. Tutto questo per andare a fare la Serpentine, che ne manca ancora, secondo me, una roba importante di chilometri. Caprette, caprette, medizina per capra. Mi sembra che i ragazzi mi vengano dietro, la strada migliora. Se la strada migliora, noi proviamo a migliorare con lei. Però, una franetta qui, così, tanto per dire, tanto per dire. Ok, siamo quasi arrivati al punto specifico della strada da cui poi dovremmo riuscire a fare la Serpentine, che a questo punto sarà così, solo che oh madonna. Perché dobbiamo fare ste robe? Perché bisogna fare queste cose di adventuring estremo? Lui l'ha già fatta l'altra volta sta strada. E non aveva capito che era questa. Spera di non farla mai più. Siccome se passavamo dall'altra parte era tutta autostrada e non pioveva neanche. Ovvio. Perché e c'era una che ci sbucatava anche bene. Era la strada più brutta che ho mai fatto in vita mia. Ma non è brutto. Vogliamo aspettare, vogliamo riposarci. Vogliamo riposarci 2 minuti? Ci riposiamo 2 minuti? Sì, quanto manca? Allora, teoricamente mancano 2,4 km a Neguschi. Questa è più bella, eh. Mancano 2,4 km a Neguschi. E Neguschi è l'inizio della strada che poi porta alla Sbirula. Eh? Sì, madonna. No, ma adesso la strada migliora, eh. Sì, grazie al cazzo! Difficile, voglio dire. Vogliamo riposarci un minuto o andiamo?
Andiamo. Qui. A che velocità si raggiunge? Con la moto in folle. Siamo nel nulla cosmico. Su una strada nuova non ancora aperta. Boh, questa ride experience mai più. La chiamiamo ride experience mai più, ma queste sono le cose che capitano quando si fanno delle cose un po' più adventuring, aggressive, heavy metal, yeah yeah. Adesso vediamo dove ci porta di nuovo quest'altro tratto di strada nuova, sperando ci porti verso la nostra meta. Pianino, costante, costante, bravo Benza. Penso che questa strada arriverà a Cettinge. Che non so bene cosa sia, ma penso di sì, perché va di là. Vabbè. Vediamo dove andiamo. Porca troia. Questa roba qua mi sta veramente facendo esplodere il cervello. Cioè, cazzo, viaggio su una superstrada non ancora costruita in Montenegro. Questo potrebbe essere il titolo clickbait di questa puntata della serie. Figo cazzo. No! No! L'alternativa è tornare indietro all'inizio. Vaffanculo, io torno indietro all'inizio. No, Marco. Cioè, no, non all'inizio, al bivio dove vi stavo aspettando. Giri, anziché andare a sinistra, giri a destra, non lo so. Marco, cioè. Uno, non so quanto cazzo va avanti. Due, cioè, guarda che sta roba qua, secondo me. Ma ho capito, ma le macchine sono una cosa, hanno il peso distribuito su quattro gomme. La vecchiaia qui pure è una roba grande. Abbastanza troppo. Se sapessi che fino là l'aria sale sopra. L'aria sale sopra, guardala. Però. Io la faccio anche. Però non so là cosa c'è poi. Torniamo indietro a vedere se capiamo se c'è realmente un'alternativa o se siamo lost in space. Che roba, ragazzi. Va più avanti a sinistra, mi dice. Sì. Per questa praticamente. Sì, però, boh, cioè. Vado a vedere un attimo com'è, se poi diventa asfaltato. Ma non è possibile, questa qua io non so dove cazzo va, Marco. Ci diamo a lui. Cotor! Is drivable! Like this? No, ok, io mi cago addosso, Marco. Ho idropropanodam. Ok, giampa. Easy peasy. Lemon squeeze. Cioè, ma questi sono pazzi! Cioè, ma vi rendete conto? Che cazzo di strada! Cioè, se non trovavamo questo qua, eravamo panati. Questa è un'avventura che puoi raccontare ai tuoi figli. Quella volta che ci siamo persi in Montenegro, in un'autostrada non ancora aperta, e due tizi ci hanno salvato. Perfetto. Thank you! Bye! Io sarei venuto su a vedere, però sì. È stato brutto all'inizio. Mamma mia! E rinunciavo prima di arrivare in cima. Io. Ah, se, tu non so, se non c'era lui che ci diceva venite che è di qua. Sì, ci pensa. Prova a andare a vedere. Era veramente brutta, ci pensava tanto. Boh, non tanto per non farla, ce la faccio. Il problema è che cioè, se è tutta così. Sì. Invece poi boh. Mamma mia, va, per fortuna, adesso saliamo, tra 5 km circa dovremmo essere verso lo spiazzo, uno spiazzo panoramico, vediamo. Che roba! Ma anche questa strada qua, che roba è? Ma questa qua è da Formula 1, cazzo. Siamo a Neguski, che sarà la Castelluccio di Norcia del Montenegro, probabilmente. Quella, il Martino aggressivissimo oggi. Quanta strada c'è secondo te? Dicevo che si vede quello, si vede noi tornanti. I tornanti non si vedono. E ora, a grande richiesta, facciamo finalmente la Kotor Serpentine, cioè una strada con un miliardo di curve sopra Kotor, Kattaro, in Montenegro, ovviamente. Dove se no? Tra poco comincia, guardate che cavolo di panorama, mamma mia, che
cioè no, Star Sense, Stargrad Old Town. Guardate, si vede veramente tutto si vede, guardate che roba, si vede qualunque cosa da qua in alto, si vede il mare, si vede tutto, la baia interna che torna qua sotto praticamente, pazzesco, è finito, pensate a venire qua all'alba, al tramonto. Posso farne una anch'io, è vietato. Stai lì. Ma non mi piace, cioè. Il Tellini? Perché guarda che Tellini in realtà poi racconta che è andato da via da solo, Ma va, figurati, minchia, ti sto tutto instagrammando. Che che cazzo fai? Cioè... Ma che cazzo vuoi, stai là, cioè. Oh, questa potrebbe essere la copertina del video. Adesso butto il drone così spento. Cioè, ma veramente? Cioè. No, perché per me questa qui. Questa qua raccoglieva uno strano insieme di fondo stradale di merda, unito a panorama di merda, unito a pioggia a tratti. Vabbè, la pioggia quella. Unito a lunghezza estenuante che non finiva più. Madonna che roba brutta. Unito a imprevisti. Giusto, la prossima volta cosa devo dire per farti rendere conto? Ma dici no ragazzi. Non... Di là non si va. Sì, no, vabbè, ma non ragazzi, è infattibile. Datemi è retta. È una grande rottura di cazzo. Ho capito, ma siamo vacanti. No ragazzi, non si va. Passiamo da più da Gorizia, sì. Abbiamo fatto un sacco di foto, di selfie. Facciamo questi 994.322 tornanti. Sono veramente tanti e cominciano qui. E mentre scendiamo per questa meravigliosa strada definita The Kotor Serpentine, ricordatevi amici miei di iscrivervi al mio canale. Iscrivetevi qua sotto alla base del video. C'è un pulsante con scritto iscriviti e poi premete il pulsante della campanellina, quello tutta piena nera, in modo tale che riceverete tutte le notifiche dei miei nuovi video. E ricordatevi che io pubblico un video a settimana, amici miei, ogni lunedì alle 18, per allietarvi e farvi gioire insieme a me, farvi godere delle mie esperienze e divertirci assieme. E se non vi bastassero i video su YouTube, potete cercarmi sugli altri social, come Instagram o come Facebook. Oppure, se volete anche osare di più, potete venire sul mio canale Telegram ufficiale, Ciccio Benza Official, dove organizziamo ogni tanto qualche giro in moto. This is Ciccio Benza Ride Experience. Welcome to the Ciccio Benza Ride Experience. Sono tanti ed è proprio una bella, bella, bella esperienza. Sono felicissimo e altissima. La partenza è veramente, si vede tutto. Veramente per arrivare fino a qui abbiamo fatto un po' di difficoltà, ma a parte questo, merita decisamente. E scendiamo velocemente lungo questa strada incredibile, questa opera di ingegneria. Tellini ti dice, ma io te l'avevo detto che era brutta la strada. No, ma va bene. Ah beh, poi quando si apre così, cosa vuoi fare? Dove vuoi andare? Chi vuoi essere? Che bello, ce ne sono ancora 16, guarda, hanno scritto sul muretto il numero. Fantastico. Poi quando sei così fai più il gas e senti scoppiettare il motore, mamma mia che bello. Che emozione, questo mix, tramonto, panorama bellissimo, motore, moto, relax, vacanza. Stupendo, stupendo, meraviglioso, meravigliosa strada. Siamo ancora alti, Madonna, Madonna, Madonna. Il sole tra poco sparirà dietro la punta della montagna. È stata una bella giornata sicuramente. Intanto bisogna dare un po' di pipì. Che figata.
posso solo dire che figata. Man mano che si scende ci si scalda anche. Ragazzi, venite in Montenegro perché merita veramente in modo pazzesco. Se siete dei motociclisti, il Montenegro è veramente un posto incredibile. Che cazzo, cioè, Marco, che bellezza, che bellezza. Il sole è trapuntato, il sole è trapuntato e il buio è calato. Così arrivati al Seagate, posso dire che sono intimamente stanco. No, ecco, cenetta a base di pesce. Allora, guarda, yami yami. Ecco il pesce. Guarda, l'uomo più lento della terra. L'uomo più lento della terra. Come diceva Scintilla, che butti l'ancora. Che butti l'ancora. Non eri tu, però. Esatto. Beh, invitante.